denunciano come la vera emergenza sia nella inefficienza delle istituzioni, evidenziando che non sono bastati 15 giorni per correggere una ordinanza sbagliata. Le associazioni ambientaliste non, che a Chieti per 8 giorni consecutivi hanno organizzato banchetti informativi di fronte al comune per aggiornare i cittadini su quanto accaduto dopo l'incendio doloso che la notte del 27 giugno ha distrutto una discarica abusiva di rifiuti in località Conle Sant'Antonio di Chieti. Vediamo che a distanza di più di due mesi dall'incendio è stata emessa un'ordinanza che aveva un indirizzo effettivamente sbagliato per quanto riguarda il problema della messa in sicurezza e poi anche della bonifica. Noi chiediamo che il sindaco ormai insomma si dia da fare per emettere una nuova ordinanza con il giusto destinatario, perché è stato anche lui stesso ha ammesso privatamente in un colloquio privato che è a conoscenza di questo errore. Chiediamo quindi che questo avvenga più presto e siamo qui più da una settimana proprio di fronte al comune, un po' per fare come la coscienza, il grillo parlante di Pinocchio. Esiste ancora dunque una problematica anche di natura ambientale? Di natura ambientale senz'altro, noi non sappiamo nulla se sono state fatte effettivamente le analisi per quanto riguarda le acque che si trovano di falda. E non sappiamo neanche la ricaduta dei fumi, perché viene indicata Colle Sant'Antonio e quindi Bucchianico, Colle Marcone, ma in realtà, come si vede anche dalle fotografie scattate dalla Maiella, i fumi sono stati una colonna e quindi ha invaso il quartiere per quanto riguarda l'aria respirata, però la ricaduta potrebbe essere anche a diversi chilometri.